Questa vista, che tristezza. L'occhio già mi duole. Piazzi troppo, troppo malamente quando mi tocco a farlo. E ora la vista non dura che qualche istante. Il mondo e Dio mi hanno tradito definitivamente. In cosa posso mai sperare? Non mi vergogno ad ammetterlo. La vita mi induce a una nausea infinita. Caro amico, in che stato mi assisti? Non posso far nulla. Potessi almeno aiutarmi, ti andrebbe? Sì, figurati. Giorgio, dunque? Ah, sì. Iniziamo. Vedi, caro Egino, attraverso gli anni ho provato spesso a scrivere queste mie memorie, ma ho sempre fallito. Stavolta però è differente. Tu guiderai i miei ricordi, ed io guiderò la tua mano. Ho sempre nutrito un forte sentimento di terrore, di angoscia. Ogni qualvolta che mi sedevo nella mia camera, nella penombra, a scrivere, una sfiducia profonda si impadroniva di me. Perché le parole non sono adatte a descrivere i nostri affetti, le nostre febbri, i nostri dolori. Da loro ho tentato di dimenticare. Ma farlo equivaleva ad uccidermi. Così facendo, rinunciavo a quell'unico bene che possiedo. E i nostri dolori sono come tesori. Noi li amiamo, li vogliamo ricordare. Perché quei dolori compongono la corona della nostra vita. Potremmo vendere queste memorie, non trovi? Farne un libro. Ma no, non lo farei mai. Non potrei mai gettare i miei ricordi nel fango del mondo. Per cosa poi? Per un poco di danari? No, io racconto, tu scrivi, per me soltanto. Vedi. Ora che ho la compagnia della solitudine, che questo mondo mi ha ancor più disgustato, non mi restano che queste memorie. Ed io con esse non analizzo un amore, ma piuttosto una malattia. Perché quell'amore io non l'ho provato. L'ho subito. Ma ora gettiamo un'occhiata lieve ai miei tempi di massima felicità. La mia gioventù trascorse piena, ricca, feconda. È in quell'età che si raccolgono a piene mani i frutti che maturano nel giardino della vita. Ripugnavo tutto ciò che era convenzionale o metodico. Non mi importava di essere da più o da meno degli altri uomini.
Mi bastava di essere diverso. Signori, un poco d'attenzione, per favore. Vorrei dedicare questo mio inchino alla nostra patria, l'Italia, e al nostro re. Avevo 28 anni quando successero questi eventi. L'Italia era formata da nord a sud. Era quasi un tutt'uno. Io, che avevo frequentato l'Accademia Militare, mi trovavo nell'esercito con il grado di ufficiale già da 5 anni. E mi trovavo abbastanza bene. Però, per alcuni fatti sgradevoli che non ti racconterò, fui costretto a richiedere una licenza e mi ritirai nel mio villaggio natale. Tornai nel mio villaggio condottomi da dolori enormi. Sentivo la terra umida e la tomba chiamarmi con una specie di furore. Odiavo quel posto, quel paese di cui conoscevo tutte le strade, tutti gli abitanti, tutte le campagne nelle vicinanze. Mi ci sentivo soffocare. Sicché quella malattia dello spirito accrebbe tremenda dentro di me. Allora cercai ancora più l'isolamento. Una malinconia profonda, una speranza piena di gelo e di scetticismo si erano impadroniti di me. Alla fine dovetti andar via, rinunciare a quella vita di solitudine e meditazione che avrebbe finito con l'uccidermi. Giunsi in città senza progetti, né idee, né speranze di giorni migliori. Vi ero arrivato quasi inconsciamente, trascinandomi come un fantasma, senza ombra. Cercai con ansietà un amico che da tempo avevo assai caro.
Egli abitava in una casa signorile, dove era però quasi sconosciuto. Bisognava chiedere di lui. Chi cercate, in grazia? Dunque, cercate qualcuno? Giulio Grossetti, conoscete costui? Al secondo piano. Vi ringrazio. Nulla da ringraziarvi. Arrivederla. Arrivederla. Ah. Perdonate. Figurarsi per così poco. Allora di nuovo arrivederla. Arrivederla, mi scusi per il disturbo. Si felice, si florida, si bella. Oh dolce creatura, assieme a te come potrei rifiorire anch'io e sorridere di nuovo alla vita. Giulio mi accolse con quella cordialità e quell'energia che gli possedeva e che tanto mi erano piaciute in lui sin dagli inizi della nostra amicizia. Disse di non avere alcun problema ad ospitarmi, ma io ero altrove con il mio spirito. Conosco quell'espressione. Non tacere. Dimmi cosa ti preoccupa. Ebbene, io ho veduto una donna. Dove? Qui a Napoli? Nel tuo palazzo. Amico mio, ci sono donne che possiamo solo guardare. Sono angeli, statue in una chiesa. Hai veduto Clara, giusto? Ci scommetto l'anima. Clara. È questo il suo nome? Sei veduto una ragazza che abita al primo piano, delicata e oltremodo bella? Allora sì, hai veduto lei. Ma non pensarvi troppo. È sposata con un uomo da bene che svolge non so quale carica governativa. Insieme hanno pure un figlio. La loro è una famiglia felice. Stando qui, durante la mattina la sentirai, poiché la suona e canta. Canta che parla un usignolo, ma non lo fa così spesso. Probabilmente la sentirai solo suonare. Clara, vorrei non averla mai veduta. Eppure già sento il delirio consumarmi. Già ella s'avvinghia ai miei pensieri e non li abbandona. Ebbene, avevo anch'io i miei personali remedi amoris, ai quali ricorsi in quel periodo. Poiché quella fanciulla mi aveva stregato con la virtù dei suoi occhi. Ed io non potevo sottrarmi all'adorazione cui ella mi sottoponeva senza sosta.
è lei. Suona. L'amore, la più complessa e la più potente di tutte le passioni, è la più semplice nel suo nascere. Un uomo e una donna si incontrano, si vedono, si guardano e basta. Tutti gli amori iniziano con uno sguardo. Io sono infelice, io sono malato, io soffro. Così fu in ogni tempo della mia anima. Passai sempre dall'apatia all'adorazione. Le grandi anime adorano, odiano. E in quella situazione, secondo la mia natura, fui travolto da una smania febbrile di vedere Clara, di sentire la sua voce, di gettarmi ai suoi piedi. Voi, Clara, mia dolce Clara. Abbiate pietà, andate, lasciatemi. No, morirò qui. Soffro immensamente. Oh mio Dio, povero giovine. Voi mi odiate? Vi amo, ma lasciatemi. Venni assalito dalla febbre e non trovai altro rimedio che inviare un biglietto alla mia Clara. Dolcissima Clara, ahimè sono malato. Lo sento, non guarirò se non vi vedo. Venite. Ormai non mi riusciva di dormire. Non senza subire l'attacco di tremendi incubi. Ero terribilmente afflitto. Proprio quando confidavo ormai nel peggio, accadde però la cosa più meravigliosa e inaspettata.
Assieme al nostro amore sorse la primavera, con le sue febbri. Sorse quel fuoco che il sole di maggio trasfonde nelle fibre, nelle vene, nel cuore. E in quei giorni si unirono le nostre vite. Fummo felici, ineffabilmente felici. Mai due anime avevano combaciato così pienamente. Ella pareva tanto una fanciulletta. Perdeva la testa dietro ad ogni animaletto che vi fosse. La mia non è che una rivendicazione. Non mi hanno lasciato il tempo di essere una fanciulla e me ne rivendico adesso. Meglio esserla a 25 anni che mai. Fuori città trovammo quel casolare disabitato. Iniziammo a trascorrervi sempre più ore, nascosti da tutti. Tu mi hai guarito, mi hai reso forte, sereno. Adesso io amo di nuovo la vita. Sei tu che mi hai riportato alla vita. Eppure ho come la sensazione che quell'energia che adesso scorre in me io l'abbia presa da te. Mi vedi diversa? Forse sì, un poco lo sono. Ho voluto essere il tuo medico e forse ho trascurato un po' troppo me stessa. Ma non me ne pento. Credo di aver intuito che mi ricordi. Mi rammenti una persona che ho perduto. Chi? Mia madre. Una donna bella e gentile. In qualche modo mi ricordi lei. Tu mi hai reso una nuova donna. A 16 anni ho sposato un uomo che mi era completamente indifferente, che non ho mai amato. Avrei voluto conoscerti a quell'età. 16 anni. Anch'io ero bella, sai? E quel bambino che ho, che amo in modo folle, quel bambino avrei voluto donarlo a te. Cos'è? Un confetto, aspetta.
che fai? Come sei curioso. Aspetta. Lo faccio sin da quando ero piccolina. Giorgio, sono così felice che ho paura di morire. Felici coloro che amarono a questo modo. Ebbene, erano 2 mesi che ci amavamo, allorché ricevetti un ordine dal comandante del mio reggimento. Dovevo tornare alle armi. Fui come colpito dalla folgore. Cosa c'è? Ti tormenta qualcosa? Io ho da andar via. L'esercito, io... Scrivimi ogni giorno, ogni istante. Lo prometto, lo farò. E ogni 15 giorni ti verrò a trovare. Lo prometti? Lo giuro, amor mio. Clara, io ti amo. Ti amo fino alla follia, fino all'adorazione. Ti amo fino a quell'estremità delle nostre facoltà, oltre la quale non vi è che la morte, il nulla. E quando tornerò, noi troveremo ancora noi stessi. Troveremo le nostre gioie, la nostra felicità. I nostri cuori hanno bisogno di palpitare l'uno sull'altro. Te lo giuro, saremo ancora felici. Sì, sarà così.